Tutti ragazzi, scusate, allora che nell'altro video avevo detto che facevo un altro video in quell'altro il prossimo giorno, ma non l'ho potuto fare perché è iniziata la scuola e non me l'aspettavo che venivano questi compiti. Quindi dovevo fare tutto, quindi non ho potuto fare questo video. Ma oggi lo farò e da oggi non vi dico più, da domani faccio altri video, non dico più queste cose. Se lo posso fare, lo faccio. Allora, non so, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere questa casa, mi pare di no. Mi pare di no. Allora, oggi Giada, scostumatomi che sono la porta in faccia, oggi Giada non c'è. Però, mamma la bolletta, chissà quanto mi arriverà questa volta. Papà, queste qua sono tipo luci che cresceranno per sempre per te. Allora, ragazzi, vi dico una bellissima, dico bellissima notizia. Arriverà un video molto bello. Che in questo video farò la serie. Allora, qua era dove volevo fare dei figli, però non si può fare perché nel nuovo aggiornamento non si può fare. Allora, io e Giada non giochiamo più in questa casa perché si è impallata. Cioè, guarda, vi faccio vedere in che senso. Vediamo se si è risbloccata. Vedete? Vedete? Quello sopra non si muove. Ho fatto l'impossibile, ho fatto tutto, ma questo qua è restato sempre aperto, non si chiuderà mai più. Eppure, è proprio funziona, tutte le stesse funzionalità. E vabbè, si può fare. Vedi qua, vedete qui, qua, vedi, là, c'è aperto, là è aperto, invece là resta sempre aperto, invece là aperto e chiuso. Quindi si è impallato tutto, ma dico tutto. Poi qua è il nostro garage, bellissimo, che speriamo non si è impallato perché questo mini world si sta buggando tutto. Infatti io sono un po' incavolato con questo gioco perché non so, però quando andate a vedere la recensione da mini su mini world su Play Store, vedete il mio, dove ho scritto che se non aggiornate questo gioco io lo disinstallo. Perché questo gioco l'hanno aggiornato l'ultima volta il 22 dicembre. Ragazzi, è da tantissimo tempo che non è aggiornato, che non viene aggiornato. E quindi secondo me si deve aggiornare. Perché sono sempre le stesse cose. Poi io ho sempre chiesto, ho chiesto a tutti e a quelli là, gli sviluppatori di questo gioco, che io voglio un nuovo aggiornamento e tanti oggetti, dai. Poveretti, lo so che è difficile fare queste cose, però dico, almeno qualche cosa la possono fare. Allora, però, guardate qua, ora vi faccio vedere i passaggi segreti, se non ve l'ho fatti vedere. Qui, e così, e subito, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Però oggi non dobbiamo scappare. Allora, se sentite persone in sottofondo che gridano, no, che gridano, che parlano, perché sto microfono di questo telefono è pazzesco, si sente tutto. E qui, insomma, non sono a casa mia. Allora, la bolletta non la devo pagare, penso. Poi qua, questa casa ve l'ho fatta vedere perché io vi volevo far vedere una casa, anzi un mondo. Però questo mondo, forse lo farò domani il video con questo mondo. O domani o la prossima volta, non lo so. Vi ho detto che non prometto. Infatti qua, guardate qua, ho smontato perché ho detto, ma perché è così impallato? Non si apre più uno e l'altro resta sempre aperto. E poi ho scoperto che si è impallato. Io, poveretta, ho sgridato Giada che pensavo che è stata lei, ma non è stata lei. Ah, ma io mi ricordo che abbiamo fatto qua figli. Non mi ricordo, sai? Questa è la nostra TV Samsung. Pure la marca gli ho dato, pensate voi. Ah, qua sono entrato, quindi qua mi ricordo che Giada con quel totem l'ha fatto il figlio. Però non mi ricordo, no, penso di no. No, 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 era un altro mondo che forse si è cancellato perché Mini World, questo gioco tende a cancellarmi i mondi da solo. Quindi non so. Allora, se mi cancella il mondo, perché io non tocco niente. Quando entro nei mondi, dopo tanto, poi mi cancella tutto, mi cancella. I mondi, l'ID, tutto mi cancella. Quindi, ah, non sono salito qui, come mai? Ah, è vero, perché guardavo tutti i miei. Da qua, ovviamente, poi si chiude. E questo mondo, quello che vi farò vedere la prossima volta, diciamo che no, è uguale. Ci sono le case delle cose di Sbreezer, che so io. Perché, però, non è la prima volta, perché io ho sempre fatto questi tipo di cose. Ma no,
case che io ho visto tantissimo spoilerando tutto. Spoilerando. Allora, questo qui, la prima volta volevo fare a tipo un castello, però poi non mi è venuto proprio una voglia di fare il castello, perché poi già da non mi piacciono i castelli, mi piacciono le ville, già da. Però diciamo che è un pochino come castello sembra. Poi quello là potevo farlo dietro, perché così è inguardabile, proprio bruttissimo. La macchina poi pare la macchina dei Simpson, cioè brutta, però è buona. Ah, è vero che questa qua è originale, perché non è originale, l'ho fatta io, perché boh, se la fa Ettore allora sì che è originale. Questa qua non consuma batterie, queste qua mi piacciono, però certe volte le faccio la consuma batteria perché consuma batteria, consuma benzina perché voglio tipo cose di oggi, cioè voglio tipo le macchine ve vere, non le voglio finte che non finisce mai la benzina. Ah, eccola qui! Eccola qua, comunque volevo dire benzina. Eccola qua la macchina, che se io ne voglio fare un'altra ne posso fare un'altra, però non la voglio. Però è bella sta macchina, cioè è molto. Si può guidare, sì, dai. È guidabile, è guidabile. Penso che l'ho inventata io questa parola, perché non l'ho mai sentita a nessuno. Possiamo più veloce, però io ora devo posarla. Vabbè, comunque ragazzi, io ho fatto questo video un poco per farvi vedere la casa, perché io vi faccio vedere tutto, non nascondo niente in questo canale. E poi vi volevo far dire che di non cacciatevi gli iscritti, perché io l'ho fatto, cioè l'ho fatto il video, cioè io non posso farlo apposta. Dovete capire che io non lo posso fare. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video, fino a che saliamo in queste scale, sono già mezzanotte. Spero che vi piaccia questo video. Ciao! Questa si chiama Cane Gallina. E alla prossima. Ciao!